Sul canale ho trattato alcune volte delle mod di Inazuma Eleven, pochissime volte, forse due o tre, ma dopo aver fatto un video sulle migliori e peggiori mod di Yo-Kai Watch, mi sembra solo che è doveroso farne uno apposito anche per Inazuma Eleven. In questo video quindi andrò a trattare tutte le mod di Inazuma Eleven, inoltre in descrizione troverete anche i link a queste mod, in particolare a una mod che sta venendo sviluppata in questo momento per Inazuma Eleven Go e che credo sia la migliore, ed è la prima che andrò a trattare. In descrizione troverete il link al server di Discord dove sta venendo sviluppata questa mod, è in due lingue, italiano e inglese, quindi non c'è problema per noi fan italiani se vogliamo comunicare con altri fan. Si può anche dare una mano a sviluppare questa mod se si è appunto sviluppatori, purtroppo hanno già i beta tester quindi non se ne fa nulla, ma andiamo a vedere le caratteristiche di questa mod che io credo sia fantastica. Il nome è Inazuma Eleven Go Deluxe Edition, è una Chrome con lo scopo di migliorare l'esperienza di gioco di Inazuma Eleven Go. Ma perché hanno scelto Go e non Galaxy? Perché è l'unico Inazuma dove si possono modificare gli scripts e quindi aggiungere eventi e contenuti unici. Il che è perfetto. Ma cosa faranno in questa mod? Correggeranno la distribuzione dei movesets. Se vi ricordate bene, infatti, tutti quanti i movesets di Go non è che fossero chissà quale varietà incredibile. E questa mod correggerà proprio questo problema. Equilibrare il potere di una mossa speciale. Quindi, ad esempio, se prima facevamo un valore con tornado di fuoco per dire di 1000, adesso magari lo faremo più alto o più basso perché appunto saranno più equilibrate e quindi non ci sarà nessuna mossa troppo sgravata. Incrementare la possibilità dei drop. Quindi, una volta che finiremo un match, invece che avere solo una palletta di riso, avremo una palletta di riso, magari anche un'acqua tonica o un oggetto che serve appunto da far cadere da quella squadra per reclutare giocatore X. E i drop in tutti i giochi level 5 sono tremendi. Ce ne fosse uno che sia fatto decentemente. Tu no, però. Tu sei perfetto. Questo andrà a modificare proprio questo aspetto e sono più che contento. Aumentare la difficoltà dei tornei extra. Da quello che ricordo, su Ombra e Luce vincevo abbastanza facilmente i tornei, quindi sì, sarebbe giusto aumentare un po' la difficoltà, magari portarli a 99 come Chronostones e Galaxy. Aggiungere eventi extra. Quello che stavo dicendo prima, appunto, dato che possono modificare gli scripts, possono aggiungere anche eventi extra e va benissimo così. Modificare gli script delle partite per renderle simili a quelle di Inazuma Eleven 1, 2 e 3. Invece che avanza e raggiungi l'obiettivo, no, non voglio riempire una barra inutile che primo non si carica mai. Secondo, perché dovrei? Dimmi quello che devo fare, tipo arriva davanti alla porta. Perfetto! Oppure passa la palla dal portiere a tutti quanti i giocatori, per dire. È sicuramente migliore di avanza fino a che non riesci. Rimuovere le restrizioni dei contenuti download. In poche parole, non bisognerà più scaricare i dati da Nintendo Network, ma saranno già disponibili tutti quanti in game, magari con un vendor specifico, oppure con un reclutatore specifico. Perfetto così. Molto bene, specialmente ora che i server sono chiusi. Aggiungere una competizione lotta basato sul parco lotta di Pokémon. Sì, ti prego, sì. Inoltre hanno anche una pagina Twitter o X e vi faccio vedere cosa hanno combinato. Ad esempio, abbiamo Mark su Inazuma Eleven Go che sfrutta God Catch, parata suprema. E abbiamo anche Darren che utilizza parata di forza. Queste tecniche esistono solo su Inazuma Eleven 3 e sul Go questi personaggi non le hanno. E come vedete sono un po' bruttine da vedere. Perché purtroppo i modder più di tanto non possono fare, devono lavorare con quello che hanno. E se erano brutte prima, saranno brutte anche successivamente. Rifare una mossa da zero non è proprio un lavoro semplice, quindi devono lavorare con questo. Però, ehi, almeno avremo mosse che non abbiamo sul Go. C'è un sito che raccoglie tutte quante le mod fatte fino ad oggi di Inazuma Eleven. Bene così, andiamo a vedere le prime. Abbiamo Inazuma Eleven Origins che ripercorre la storia di David Evans, tutta quanta la squadra che riesce a formare per partecipare a Football Frontier e anche il complotto che c'è tutto quanto dietro. Mod molto carina, trovate anche su YouTube un gameplay completo in italiano portato dai Ruse Boys, da Ivar in particolare. Andatela a vedere perché è una mod molto molto carina. Abbiamo anche Inazuma Eleven Source, di cui ho fatto un paio di video,
ma l'ho droppata perché semplicemente per vincere bastava che allenavi la squadra più del dovuto e vincevi facile. In poche parole, Inazuma Eleven Souls cosa fa? Un livello di sfida più alto. Finito. Un peccato. Abbiamo Inazuma Eleven versione adulta, dove dicono le parolacce. Inazuma Eleven Raimon Legacy, un progetto che consiste di ricreare i giocatori di Ares del primo Inazuma Eleven, disponibile solo in spagnola. Che bello! L'interfaccia utente qui fa davvero pena, ma comunque sono riusciti a mettere Inamori, Umihara, insomma, hanno messo un po' di personaggi di famosi di Inazuma Eleven Ares. I nemici, diciamo, i nemici tra molte virgolette, e i personaggi principali, i protagonisti. Per il resto è lo stesso gioco con le stesse tecniche. Carino però, dai. Poi abbiamo Inazuma Eleven New Legends, anche questa solo in spagnolo e ti pareva, che ha nuovi personaggi e nuova storia. Nuovi personaggi, sì, alcuni sono nuovi effettivamente, altri sono personaggi che normalmente trovi solo in Inazuma Eleven 2, tipo Lustrum, ma comunque abbiamo Tezcat Storm. Che ti hanno fatto, amico mio, non lo so. Ma queste sono tutte le mod per il primo Inazuma Eleven. Andiamo a vedere Inazuma Eleven 2. Abbiamo Inazuma Eleven Souls 2. Sì, lo stesso di prima. Inazuma Eleven 2 Tempesta di Fuoco più. Abbiamo tutte quante le tecniche speciali. Aggiunte le tecniche di Inazuma Eleven 3. Non tutte, ma molte. Tecniche ribilanciate per includere le variazioni e modifiche di Inazuma Eleven 3 e Inazuma Eleven Go. Storia rielaborata, mi piace questo, però bisogna vedere fin dove. Molti giocatori hanno i set ispirati alla loro versione in Inazuma Eleven 3. I giocatori con versione bloccata sono disponibili naturalmente, quindi come i giocatori con le password e quelli che bisogna prendere solo tramite wifi. Bene. Nuovi percorsi e nuove squadre. Fino al livello 99. Ah, praticamente hai squadre da affrontare di livello 99. Miglioramenti di quality of life, come viaggiare più velocemente. Bene. Il salvataggio che hai creato su Tempesta di Fuoco o Bufera di Neve normale non è compatibile con questo. Oh, che bello. Durante il capitolo 1 non utilizzare gli alter ego di Mark e Jude nella partita contro la Gemini Storm. Ah, quindi ha messo degli alter ego per Mark e Jude, come quelli di Shawn e Scott. Durante il capitolo 9 usa l'alter ego di Mark nella partita contro la Genesis. Vabbè, però, amico mio, cioè, non era necessario, voglio dire, o lo metti tu sempre disponibile o non lo metti, cioè. Poi si possono reclutare anche vari personaggi, ma ve lo lascio leggere a voi magari, così ve lo andate a vedere per conto vostro. Abbiamo la mod con Garfield che ti permette di giocare come Garfield su Inazuma Eleven 2, bello. Inazuma Cup gioca come Lightning McQueen. Inazuma Eleven Easter Mod che ti permette di giocare come Bugs Bunny. Big Changas. Ah, quindi con i conigli tipo c'è cioè Midoriya. Una mod dove puoi giocare come Sonic, Shadow, Tails, Knuckles e Espio. Wow! Una mod dove puoi giocare con Mario e Luigi. L'ho provata ed effettivamente ha aggiunto solo Mario e Luigi. Una mod dove puoi giocare con i personaggi di Inazuma Eleven Go. Ci sta. Una mod dove puoi giocare con i personaggi di Kingdom Hearts. Ah, come Sora e Riku? Bene. Inazuma Eleven 2 Crossfire dove tutto è più difficile. E tutto, e anche quelli dove, che devi reclutare. Wow. Inazuma Eleven 2 Minecraft con i personaggi di Minecraft semplicemente. Inazuma Eleven 2 Chaos dove tutto è più difficile. Dai, dai. E Inazuma Eleven 2 Halloween Mod dove cambiano il colore dei capelli dei personaggi e ci hanno messo anche Trina. Ah, ok. Eh sì, tecniche anche personalizzate, ma sono davvero poche, l'ho provata, ma c'è anche un video se volete andarlo a vedere, poi potete fare anche per conto vostro. Passiamo a Inazuma Eleven 3, quindi. Inazuma Eleven Ultimate, più difficile, ormai. Heroes Great Road, questa ve l'ho fatta vedere, non so se il progetto è andato avanti. Ci sono team incredibili come la Protocollo Omega, Zanark Domain e anche giocatori come Nosaka Yuma e Aizaki Ryohei. Inazuma Eleven Shin Ogre, dove tutto è più difficile e tutto è stato ribilanciato per renderlo più difficile, dallo stesso creatore di Inazuma Eleven Crossfire. Vabbè. Inazuma Eleven Future è una mod solo spagnola, non è mai stata completata. E i veri cambiamenti che abbiamo sono i personaggi e qualche reskin delle tecniche. Se volete provarla, liberissimi.
Io l'ho provata e non mi è piaciuta. In Zoom Eleven Go abbiamo solo Reminiscence Trials e non quella di cui ho parlato all'inizio video, per questo l'ho messa all'inizio video. Quindi, cosa succede qui? È un gioco, ripetetelo con me, dai, lo sapete, è un gioco più difficile. Oh, vedete, lo sapete anche voi, anche non l'avete detto, l'avete pensato, perché fanno solo questo. Ma va bene lo stesso, anche se sono mod solo più difficili. Alla fine uno diventa talmente bravo a giocare in Zoom Eleven che gli è più facile vincere le partite e quindi cerca una sfida maggiore, soprattutto se sfrutta i fuori ruolo. In Zoom Eleven Go Chronostones non abbiamo mod, non, anche Clicco non va. In Zoom Eleven Go Galaxy invece ci sono delle mod, tipo vabbè, quelle con traduzioni spagnolo e in inglese, quella con i personaggi di Tokyo Revengers, quella di cui ho fatto anche il video con i personaggi di Cinderace e Scorbunny e Raboot. Abbiamo quella con i colori del Real Madrid. Wow! Questa è Ultima Opportunità, che introduce 240 personaggi e team, squadre tipo in Azume Eleven, ok, Doraemon e Shin-chan, Oliver e Benji, Ollie e Benji, vabbè, Hunter x Hunter, Naruto, One Piece, Fullmetal Alchemist, Haikyuu, Dragon Ball, Pokémon, My Hero Academia, Tokyo Revengers, Blue Lock, Shingeki no Kyojin e un team extra. Uno extra, così. Poi abbiamo edizione Betis. Ah, perché cambia la maglia. Ah. Abbiamo la Zoom Eleven Go Galaxy World Cup che rimpiazza i giocatori con squadre realmente esistenti. Abbiamo anche Raimon Kit che scambia i giocatori della Big Waves con i giocatori di la Zoom Eleven Victory Road. Andiamo a vedere Strikers, non c'è niente. Strikers 2012 neanche lo calcolano perché non ha motivo di esistere. E abbiamo il 13. Il 13, vabbè, patch in francese, patch in spagnolo, patch in italiano e crossover. Ma cos'è crossover? Ah, con i personaggi degli anime e di altri videogiochi. Va bene. Abbiamo la mod per la Bundesliga. Ah, la mod per Strikers Extreme. Quindi, rimettono tutti quanti i contenuti non utilizzati nel gioco. E anche i feature extra che hanno fatto i fan. Oh, mi piace. Abbiamo Inazuma Hero, dove giochi con un clone hero le canzoni di Inazuma Eleven. FIFA 23, dove giochi con i giocatori di Inazuma Eleven su FIFA 23. Beh, carino. Pokémon Inazuma, questa è una mod che mi piace davvero, davvero tanto. L'ho portata anche sul canale, la prima stesura, la prima beta, e hanno fatto davvero tanti progressi dalla prima beta e secondo me vale la pena di essere giocata, anche solo provata per vedere, insomma, il lavorone che c'è stato dietro. Abbiamo Pikachu con la fascia di Mark Evans e anche, ricordano un po' i capelli, questi, le orecchie messe così, il ciuffo che scende qui, davvero carino. Tipo Lotta Elettro, ok, molto carino, sinceramente. E la giocherò sicuramente se dovesse uscire completa e quando uscirà completa. La seconda beta, copre le prime due palestre, ok. Ma ci saranno anche le altre e poi la Lega Pokémon. Le forme regionali esclusive, bene. Due specie convergenti e una specie totalmente nuova, mi piace. Quattro nuove mosse sono state aggiunte fino ad ora. E ci saranno i Pokémon fino alla nona generazione. E anche le loro tecniche e attacchi. Perfetto. Poi abbiamo in Zoom Eleven Debug Mode, dove puoi giocare con il debug di Zoom Eleven. In poche parole, puoi fare quello che fanno gli sviluppatori mentre provano il gioco. Molto carina secondo me come idea. I tutorial per fare le mod non ve li farò vedere perché questi sono a vostra discrezione. Inazuma Eleven 1, 2, 3 Remake non ha al momento mod e non posso neanche cliccarci, quindi deve ancora essere tutto quanto preciso. Inazuma Eleven Victory Road Mod. Che cosa fanno queste mod? Cambiano i nomi da quelli localizzati a quelli giapponesi. E dai. Ora, io capisco che a qualcuno possono piacere i nomi giapponesi, però era necessario? Effettivamente sì. È una mod utile? No, solo se si è feticisti dei nomi giapponesi, come me. Quindi ne farei a meno però. Ma è sempre a discrezione di chi poi andrà effettivamente a provare e a giocare la mod.
Ad ogni modo, questo è tutto quello che c'è di disponibile al momento su Inazuma Eleven. Ci sarebbe anche una ROM che trovate sul canale di Diegub, non so poi se quella ROM è ancora attiva o no, quella mod, dove potete giocare con i personaggi di Ares e Orion. Forse c'è ancora, forse non c'è più, se non l'hanno messa qui può essere che non è più valida, ma dubito perché in genere raccolgono tutte quante le mod. Ad ogni modo vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se vi va, e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Ciao!